che potrebbero avvenire per il corso della live non dipendono dalla mia connessione. Magari un tempo sì, quando facevo da hotspot, però ora ho la fibra, quindi tranquilli, non sono io, è stesso il server di PlayStation che sta avendo dei problemi. Lo so perché ho fatto dei controlli e mi risulta che a causa del Covid molte persone stanno dentro casa, ovviamente usufruiscono dei server RPS per fare download, per giocare online. E quindi stanno sovraccaricati, morale della fiaba, e potremmo crashare. Punto. Chiudiamo parentesi e torniamo al gioco. Non ne voglio sapere niente, me la devo godere al massimo. Dovrei vedere molto bene. Ok, così. Sì, penso che vada bene così. Sono entrato in una scena bloccata. What? Le analisi statistiche indicano che le abilità Dooms variano a seconda della data di nascita di chi ne ha affetto. Ma cos'è l'abilità Dooms? Per poter stabilire il tuo livello di Dooms, inserisci la tua data di nascita. Ok. Va bene. Che cacata è? Sono stati osservati livelli maggiori di abilità Dooms nelle persone nate sotto le costellazioni come Cancro, Pesci, Balena, Delfino e Orione. Ma che cos'è Balena e Delfino? Scusami. Io che costellazione sarei? Ah, qui non puoi darmi consigli. Vabbè, Samu, mi basta il tuo supporto morale e il fatto che ti sdrai, ti metti comodo, fai come mi hai fatto pure una bella tisana e ci godiamo il gioco. Sì, ma che costellazione sono quindi? Così ero costellazione della balenottera spiaggiata. Che cos'è? Oddio, c'è davvero la balenottera spiaggiata e un teschio. No, non sto capendo un cazzo. Vaffanculo, era il logo della produzione. La corda e il bastone sono due degli strumenti più antichi dell'uomo. Il bastone serviva a tenere lontano le cose cattive, la corda per portare le cose buone verso di noi. Sono stati i nostri primi amici, le nostre prime invenzioni e non ce l'ho fatta leggere Un perché tempo corre. ci fu un'esplosione, uno scoppio che diede origine al tempo e allo spazio. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che portò un pianeta a ruotare in quello spazio. LOL, Samu, adoro. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Ok. Che bella grafica, cazzo. Holy shit. Quanto mi piace. Perché rido da sola? Non è possibile. Death Stranding. Ma c'è qualcosa nelle rocce? È uno scenario bello, mi piace, però è anche molto desolato e c'è qualcosa che non va nel cielo. Sì, sembra proprio un film, forse è per questo che c'ho queste vibes. Anche se, oddio, non è la prima volta che mi emoziono davanti a un nuovo titolo, sia chiaro. Però la grafica è molto recente, forse anche quello. Mi vibra il joystick? Ok. Ok, un attimo che capisco.
l'attore di The Walking Dead. LOL. Piove acqua ossigenata? C'erano delle impronte di mani a terra, io le ho viste. Non mi convincerete del contrario. Sì, piacciono molti anche a me, sai, ti dirò. Solo che lo scenario desolato accostato alla moto super tecnologica mi dà da pensare. Dove cazzo si trovano, scusami? Minchia, che salto quel cervo, la miseria. Aia, è morto. Ups. Almeno ci ho provato. Si è deteriorato l'uccello. Ci sto capendo niente, ma lo adoro. Che roba è? E in tutto ciò ve lo dico, il joystick trema maledettamente. Cioè non posso poggiarlo sulla scrivania, altrimenti viene il terremoto dell'80 ancora una volta. Che botta. Sì, Samu, mette molto più di quel po' di sconto. No, 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 la moto, cazzo. Esatto. Già siamo sulla stessa lunghezza d'onda io e il protagonista qua. Recupera il tuo carico, poi trova riparo dalla pioggia. Muovi la telecamera con R e movimento con L. Ok, farmaci intelligenti. Afferra con la mano sinistra. Ah, devo tenerlo premuto? Ok. No, devo tenerlo premuto, poi con triangolo me lo metto sulla schiena, ho capito. Che cazzo di roba è? Che cazzo di roba è? Bellissimo! Però non ho idea di dove andare, onesto. Ok, no, c'è un puntatore. Premi per analizzare R1. Sto premendo. Ok, l'ODRADEC, se si legge così, è in grado di scannerizzare l'ID del carico. Ogni parte di carico ha un proprio ID. Lo so, Samu, è brutto quando il peso degli oggetti influenza l'inventario. Posso però arrampicarmi? Sì. Correre, magari? No, no, no! Fermati! Cadi, shoot, porca puttana, stai fermo! Ah! Oh. Ok. Porta in spalla, arrampicati, afferra con mano sinistra. Prendi. Butta dietro. 18 kg su. Oh, cavolo. Raga, comunque stavamo per rotolare giù dalla montagna i primi 5 minuti di gioco, ve lo voglio dire. Adoro. Non ho capito perché si è fatto quello scatto, cioè io non ho fatto niente. Davvero è partito da solo. Aspetta, portare un carico a mano mi permette di proteggerlo dal corpo. Anche in seguito a una caduta, un carico portato a mano non subirà danni. Ok. Wow. Certo che dobbiamo tenere molto al carico per fare una cosa del genere, te lo dico. Diciamo che per adesso tengo di più alla mia vita. Salta, arrampicati, continua ad arrampicarti. Attimo che stanno due indicatori, mi sto rincoglionendo. Lì posso ripararmi dalla pioggia. No, no, fi. È partita la scena.
Potevi almeno recuperare l'ultima valigia prima di buttarti qua dentro, no, per dire. Sì, cose che dovrò portare e cose che dovrò lasciare. Però aspetta, noi non abbiamo armi, cioè io non ho visto usare armi a sto tizio, quindi... Oh, un cervo! Perché ha il segno delle mani addosso? What the fuck? Ma ci ha bruciato? No, non ci ha bruciato. Ci ha tipo fatto venire la ruga sulla mano, la pioggia, la gocciola. Gocciolina di pioggia, prendo nota, fa venire rughe e arrossamenti. Mai farsi toccare dalla pioggia. Perfetto. Quindi abbiamo già imparato qualcosa. Non l'avrei... Sto trattenendo io il respiro, guarda. No, 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 non ti fottere le scatole perché le prendi di picchio. Ecco, bravo. Tanto per recuperarle. Ma è tipo una bestia perché io vedo la forma della mano che è umana, però ha degli artigli. È una bestia invisibile, ecco che cazzo è. Però aspetta, la mano è umana barra bestia, però la grandezza non è quella di una manina. È una mano gigante. Non sto capendo, perché questa cosa? Vabbè, no, si vede che è una forma umana, perché se fosse quella di un animale era la tipica, sai, il pallino con le tre palline piccole sopra, invece no, questo è proprio pollice, indice, medio, anulare, mignolo, si capisce. Poi fu così che era un cinghiale, non lo so. Però sta andando via, quindi mi piace questa cosa. Sta andando via, noi siamo ancora vivi, direi che è positivo, molto positivo. Però non ho capito lei chi è. Uno, due, tre, quattro. Ci sono quattro figure invisibili. C'erano. Eppure lui piange. Sarà la tua nuova waifu. Prologo, Porter. Porter è tipo il mestiere, se non mi sbaglio. Quindi... Portatore? Se ne Verifico. sono andate. A breve. Ehi, ma che hai? Non ti volevo stringere così forte. Tu lacrimi. Hai un'allergia virale. Quindi hai Ma che? l'Idumus, come me. Io ho il fattore estinzione, ma credo che tu mi batta. Di che livello sei? Le puoi vedere, giusto? No, ma riesco a sentirle. Livello 2, allora.
Le sente ma che non le cosa ci dite. fa qui? Cerco di non bagnarmi, come te. Sembra che abbia smesso. Io mi chiamo Fragile. Oh. Sì, ho sentito parlare di te. Oh, che bel nome. Sam Porter Bridges. L'uomo delle consegne. Comunque Porter vuol dire facchino, non mi sbagliavo. Tizia, c'hai dei vermi nella borsa? No, 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 no. No, gentile, un ma... Un frutto bionti al giorno leva la pioggia di torno. No, no, no! Cripto, che... Ti va di lavorare per me? Deve essere dura lavorare da sola. Sul serio? Credevo che la Fragile Express fosse piena di gente. Piena di traditori. Siamo rimasti in pochi ormai. In pochi a essere onesti. E per giunta... Anche di me è rimasto ben poco. Sono intrisa dal collo ai piedi. Non posso esserti d'aiuto. In effetti io noi ne abbiamo capito un cazzo, questi parlano di livelli, Samu. Però in base a cosa si fanno sti livelli? Cioè, devi nascere con la capacità di vedere sti mostri? O è tipo un esperimento, una mutazione? Cioè, cosa? Fa attenzione. Quelle cose non scompaiono a lungo. Voglio quell'ombrello. Me lo dai, per favore. È fighissimo. Una foto. Fa invecchiare ciò che tocca. Ma non può spazzare via. Ecco che cazzo è, crono pioggia. Ok. Ci vediamo in giro. Sam Porter Bridges. È scomparso. Quelli di Amsterdam stanno nel loro piccolo mondo di funghetti allucinogeni, non ti preoccupare, Samu. Ok, quindi un attimo. Prologo corriere, consegna di farmaci intelligenti, barra ematica e barra del vigore. La barra rossa è la barra ematica, quando raggiunge lo zero Sam muore. La barra blu in basso è la barra del vigore, una volta esaurita i movimenti di Sam sono rallentati ed è più difficile mantenere l'equilibrio. Ok, ricapitolando, rosso HP, blu MP, barra vigore. Ok, qui che c'è? Carico smarrito. Ma è giusto avventurarsi nel buio perché... Ehi! Cazzo era? Puoi prendere il baule e andarcene, per favore? Ok, grazie. Via, 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 via. Grazie, via. Perché si vedono le mie impronte? Cambia postura accovacciati. No, guarda... Lo faccio dopo. Non abbiamo tipo una torcia, un... Ciao Trispaceman, buonasera. Tutto bene? Stiamo provando Death Stranding. Ok, ricordo chiaramente che qui c'era, eccolo là, il baule. Don't be so serious. Low roar. Che è quello? Cos'è? A me sembra tipo una colonia di funghi.
Vabbè, comunque non ho capito ancora cos'è, se l'avete capito. Oh mio Dio, che capolavoro. Siamo ancora all'inizio, però proviamo a capirci qualcosa. Minchia, come ho fatto a smarrire il carico fin laggiù, scusami? Cioè, la moto è caduta là. Boh. Mi piace sta canzone. Rilassa. Oh, cazzo. Piano, piano, piano. Mantieni l'equilibrio. Posso nuotare o... Ok, 3 o 4, quindi mi manca l'ultimo pezzo del carico. Forse quell'indicatore lì. Le X è dove io non posso camminare. Praticamente ovunque, ho capito. Vabbè, scherzi a parte. Sì. Wow, cazzo, ma veramente fai? Ma veramente? Cioè, è scivolato e si è danneggiato un po' il carico, ma... Ok, in questo gioco non correremo vicino agli scogli perché ci facciamo male. L'acqua cancerogena. Che roba è? C'è un filo. Ma posso avere una mappa, un qualcosa, sistema, consigli? Consigli, che consigli mi dai? No, no, voglio la mappa. Porca miseria, una mappa. Ah, urlo. Ho ricevuto un mi piace perché ho raccolto il carico logistico. Scusami, ma c'è Facebook qua sopra. Cosa? L2, mantieni l'equilibrio. Ma li devo tenere premuti. Ok. K. Sì, devo tener premuto. L'unica differenza è che quando non... Così non mantengo l'equilibrio, quando metto le mani sullo zaino sì, se ho capito bene. Ok. I pacchi forse li ho recuperati tutti, quindi che devo fare? Cioè devo consegnarli a qualcuno, credo, non lo so. Non posso portarli così a sparso nel nulla. Lì c'è la città. Farmacia. Ah. Se stai in acqua ti raccoglie l'acqua che ti serve. L'acqua che mi serve. Non cadere. Senso l'acqua che mi serve, scusami. Certo,
Cioè, aspetta, qui c'è la natura più estrema e selvaggia e qua c'è tutta una civilizzazione? Lo scoprirò pian piano, fidati, ok? Tieni pure i tuoi segreti, non cadere. Ecco. Ma devo per forza passare sul fiume, non posso fare tipo il giro, trovare un... No, No. Va bene, vada per la strada più lunga e più brutta. Volevo un ponte, ma no, non si può. Perché? Perché il mondo è infame. Eccolo qua. Sì, però di questo passo aspetta. Sali, sali qua sopra, scusa, bro. Se rimango fermo, la barra resistenza si ricarica nel fiume. Bene, ottimo. Nel mentre Three Spaceman mi sfotte pure. Non sempre la strada più facile è la migliore. Capito, però... Cioè, guarda quanta roba stiamo caricando. Praticamente tra poco divento un treno di trasporto merci. Potevano farmelo un ponte, una qualcosa, non lo so, no, invece, nel fiume. Perché qua non funziona? Ok, quindi lo scan scannerizza solo la roba all'aperto. Buono a sapersi. Quindi se lo faccio qua, per esempio... Esatto. Avvicinamento al limite di peso massimo, carico eccessivo. Quando trasporti un carico eccessivo è più facile perdere l'equilibrio. Se inizi a barcollare a destra o a sinistra, usa R2 per spostare il peso nella direzione opposta. Ciao Eleon, buonasera. Stiamo provando Death Stranding. Ma non ci stiamo capendo molto, onestamente, a parte Three Spaceman che già sa tutto, quindi... Guarda quanto pesa sto carico schifoso. Ma la porta non è qua. Oh, 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 non cadere! Ok. È là. No, 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 non cadere, non cadere, non cadere, non cadere, non cadere. E santa miseria. Ma davvero devo fare questo per tutto il gioco? Cioè, per tenere l'equilibrio del carico. È molto meno lezzo, boh. È la prima volta che lo provo. Sono molto no. Ma che cazzo? Esatto, è quello che sto dicendo anche io, a cuore. Ma è un bunker. Tieni premuto il tasto quadrato. Quando li vedi l'icona quadrata, cerca di tenerlo premuto finché non otterrai una risposta dal terminale delle consegne. Ricorda che dovrai tenere premuti anche altri tasti oltre il quadrato. Central Knot City. Effettua consegna. Consegna il carico richiesto e il carico caduto ad altri. Ok. Non ho altre opzioni, quindi... Conferma il contenuto consegna. Farmaci intelligenti 4 su 4. Non sto capendo sto menu. Un attimo che ci arrivo. Restituisci carico smarrito, razioni, strumenti.
mi piace previsti, ma perché c'ho dei mi piace? Non... What the fuck is this? Vabbè, facciamo consegna. Ciao Naito. Trofeo guadagnato, buon samaritano. Pure. Non ho fatto niente, ho guadagnato un trofeo, ok. Consegna carico. Ci hai messo così tanto? Le leggende non arrivano in ritardo. Wow. C'era una forte tempesta, ho perso la moto. Te la sei vista brutta, eh? Bene, il carico è in perfette condizioni. Beh, ci hai fatto aspettare, ma tutto il resto sembra in condizioni perfette, quindi ottimo lavoro. Aspettiamo la prossima consegna. Perché delle manette ologramma? Facebook, lol. Trofeo guadagnato, consegnare il mio mestiere. Sapete quel momento in cui non capisci che cazzo stai facendo? Quel meme del tizio che stringe la mano all'altro tizio congratulandosi, però l'altro tizio non ha fatto un cazzo. Ecco, io mi sento quel tizio. Vabbè. Ok, consegna effettuata, quantità 1 più, mi piace. GGVP, che ti devo dire? Ah, devi rifare questa storia per tutto. Ok. Bene, sono un corriere. Mi piace ricevuti. Cioè, aspetta, quello è tipo un albero delle abilità, forse. Il cervello che sta un attimino si sta dissociando, ok. Incarico speciale per Sam Porter Bridges, alta priorità. Un altro incarico. Ok. Nemmeno il tempo di prendere un caffè e una boccata d'aria. È uscito scritto Game Design Hideo Kojima tipo 7 volte ormai. Ho capito che l'ha fatto Hideo Kojima. Per favore, basta. Arriva pure la pandarella del 3000. 4x4 e 104 cm di altezza a botta. Game Design, egocentrismo. Salve, buon uomo. Bridges. Smaltimento cadaveri. Sam Porter, immagino. Giusto. Non ti piace il contatto fisico. Il profilo diceva che hai una specie di fobia. Sei dello smaltimento cadaveri? Che è successo? Senti, diamoci una mossa, te lo spiego strada facendo. Andiamo. Bridges Vieni a dare CDT. un'occhiata. Già impacchettato per l'inceneritore. È una Da quanto mummia. tempo è che è morto? Non si sa con certezza, ma io direi che è morto da almeno 40 ore. Lo hanno messo in quarantena? Non era malato, si è suicidato. È fortuna che l'abbiamo trovato. L'ho trattato con il ghiaccio, ma non so quando andrà in necrosi. Dove lo porti? L'inceneritore più vicino è a nord. Quella strada pullula di CIA. Non puoi portarlo altrove. Di che Magari pullula? potessi, però non c'è tempo. Allora perché non bruciarlo qui, questo poveraccio?
E disperdere il Chiralium così vicino alla città non si può fare. Sarebbe meglio. Chiralium ci ha. Senti, possiamo farcela. Ma ho bisogno di uno come te, dotato di Dooms. Ma sono tutti termini che non sto capendo. Dooms, Chiralium e CA. Cazzo è. Oh. Ok, forse. Beh, è già nella prima fase della necrosi. Dai, qui resterà solo un cratere. Che vuoi fare? Posso contare su di te? Allora la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. La smetti di darmi la mano, tanto non te la tocco. E non scovole, CA. Io le sento. Per questo mi sono premunito. Un bridge baby, eh? E con il suo aiuto noi ci troveremo sempre un passo avanti al loro. No, cazzo! Questo è quello che ho visto nel trailer che mi ha mostrato il mio amico. Già, perché ti colleghi con l'aldilà. Sconvolge anche me. Oh, ciccio! Partiamo! È carino! Però non ho capito perché te lo porti dietro, onesto, bro. Però è adorabile. Ah, ok, è un gioco di Hideo Kojima, ovvio che non lo capisco apposta. E sì, I'm dumb. No, 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 è... Di nuovo Hideo Kojima, basta, siamo... A quante volte siamo, Night? Ho perso il conto. 8, 9, bene. Ah, che pazienza. Se c'è scritto un'altra volta mi incazzo. 87. Muovi la telecamera. Quando ero bambino, l'America era una nazione, ognuno era libero di andare dove diavolo gli pareva. Non avevamo bisogno di corrieri come tu. Avevamo autostrade, aerei. Pensa, potevamo visitare altre nazioni. Ah, non si fu, non sa usa più. Capito? Sarebbe inconcepibile. Come puoi vedere, Death Stranding ci ha incasinato per bene. Il Death Stranding. E se per caso riuscivi a sopravvivere, ci pensava la cronopioggia a spazzarti via. Poi dalla spiaggia sono comparsi quei mostri. Il mondo dei vivi e quello dei morti si sono mescolati insieme. È allora che la gente si è barricata nelle città. E i corrieri come te sono stati messi su un piedistallo. Ok, quindi queste fence che sono tipo elettriche, super tecnologiche, sono... L'arcobaleno. Che c'è di male dell'arcobaleno? Scusa, un buon segno? No? Tra quanto arriviamo all'inceneritore... Oh cazzo, non è un buon segno. Merda. Non ci resta che tagliare per le CIA. Ok, regola numero uno di questo gioco, gli arcobaleni non ci piacciono. Ma non vedo nemmeno più l'arcobaleno ora. Gli irlandesi loro subito. Che è sto rumore? Ma non vedo niente. No, spelli. Il motore si è fermato. Quegli stronzi ci hanno attirato in una trappola. Andiamo via di qui. Ok. Serva, vedi qualcosa? Non vedo niente. Perché c'hai il fiorellino illuminato? No, niente. Arcobaleno. Vedo un cazzo, fra. Vego manga a te. Vego niente, mi fai scendere da sopra questa merda, per favore. Deve essere rotto, non funziona. No, aspetta, vedo qualcosa, c'è una roba che parte dal cadavere. C'è un filo nero che parte dal cadavere e va in cielo. What? E c'è qualcosa che tuzza la macchina, ma non la vedo. Sento solo il joystick che vibra. Ma
chiamando i rinfo... Bene. Dove per bene si intende male. Molto male. Malissimo. Oh no, c'è Bruno live e non posso seguirlo. Ciao Kuroi! Come stai? Va un po' meglio la Koshua. Oggi stavi per morire, lol. E anche il nostro personaggio stava per morire. Ci ha appena fatto un incidente. Non ho capito che è successo. C'era un filo nero dal cadavere e l'arcobaleno. E ne hanno parlato come se fosse la fine del mondo per un cazzo di arcobaleno. C'hai lo stivale rosso, fra. Sì, no. Ok, questo è l'autista di prima che è incastrato sotto il veicolo. Non riesco a tirarti fuori. Sta invecchiando. La pioggia, la pioggia. Sam! Zitto, non devi chiedere. No, di nuovo le manate, no. Ma è sempre lo stesso mostro che ci insegue? Non ho capito. Aspetta. Ciao Nutella e pane. Delle pane, non stiamo streamando Genshin Impact stasera, però ok. Cazzo, il cadavere si sta... Come lo chiamo quello che è appena successo? Si sta sciogliendo, sta evaporando, si sta esorcizzando, non lo so, che cosa sta succedendo? Il sangue. Non urlare, non urlare, non urlare, che la bestia ti sente sta... No, shit. Siamo circondati. No, non l'ho capito la meme, teso. Ma cosa spari che non c'è niente? Ok. Cioè, ha provato a suicidarsi, ma... è stato tipo afferrato da... Ora qui ci vuole la voce di Hit che... No, si sta pugnalando a morte! Cioè, sta cercando di suicidarsi prima di andare incontro a qualsiasi cosa sta per succedere. Succedere, sottolineo. Non succedere, addio.
Vabbè, ma che cazzo sei? Non ho capito una cippa, va bene? Non ho capito una cippa. Cioè, c'era una bestia gigante con tipo Mario. Che cos'era? Sto venendo mal di testa. Cosa ho appena visto? Ok? Che cos'è? Il bambino ci ha dato un bambino in salamoia in mano. Che roba è quello? Perché abbiamo una manetta? Anche noi, aspetta, pure quella tizia dell'ologramma aveva la manetta. Non devo capire niente, lavoro per Amazon. Perché c'è il bambino è diventato invisibile come il mostro? Perché io non ho un cordone ombelicale? No, raga, sono troppe informazioni. Sai cosa? È che sono tante info senza una spiegazione. E provando a fare collegamento su una, si sovrappollano. Pure le altre, non so, sto impazzendo. Wow. Wow. Semplicemente. Cioè, questa è la schermata di gioco iniziale. La canzone tipica horror per eccellenza, London Bridge is Falling Down. Più bella in inglese, ma ok. C'è un mare dove tutto è morto, sono morti i granchi, morte le balenottere, morte gli squaletti e ci sono questi tentacoli molto ambigui. O sono fili? Deve essere un sogno, non è possibile altrimenti. O un incubo, come volete chiamarlo. Analizza movimento, analizza. Fighissima questa cosa, Sam è un riemerso, può tornare in vita quando viene ucciso, facendo ritorno da un luogo noto come l'abisso. Se dovesse finire lì, segui il filo per ricondurre l'anima di Sam al suo corpo. E il suo corpo era là, tipo, e riportarlo in vita. Ma che cazzo era? Vedi,
Aspetta, ma tu sei Hannibal? Aspetta un attimo. No, 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 no. Vabbè, la smetto di dire che non ci sto capendo un cazzo perché ormai è ufficiale che non... Che schifo! Non ci sto capendo un cazzo! Va tutto bene, stiamo piangendo perché, come ha detto la tizia, inizio gioco è tipo la reazione allergica a ste entità strane, ecco. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. È un cratere. Che per noi sarà l'ultima. Ok. Ma è vero che poi me lo presti? Sicuro hai, te lo presterò, così come devo prestarti Sekiro e così come prima ancora tu devi ancora prestarmi Bloodborne. Dipende tutto da te. No, 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 cioè i concetti principali di sto gioco è il BB è il bambino, il bridge baby, ha detto il signore di prima. Però bridge vuol dire ponte in inglese, o baby vuol dire bambino, quindi bambino ponte, proprio perché appunto dovrebbe fare da ponte a nel mondo dei vivi e al mondo dei morti. Non lo so, potrei dire cazzate, mi baso su quello che ha detto il signore prima, però perché sto mondo dei vivi e il mondo dei morti sta insieme? È questo che non capisco. Ma buttalo nel cesso sto gioco, lol. No, mi incuriosisce, però... Ho detto che non avrei più ripetuto la parola, non ho capito un cazzo, quindi diciamo che ho diversamente capito, ok? L'abisso ti fa rinascere, ma perché... Io posso rinascere? Perché c'è gente che ha l'allergia a queste cose paranormali, tipo... Vedi, lui piange... Le manette... Poi, cosa mi significa la manetta? E perché Hannibal ha detto vicino al BB... Papà, io sono tuo padre, cioè... Come nascono i BB? Oddio, mi sento tipo una bambina, come nascono i bambini? No! Episodio 1, Bridget... Ciao Dave Strife, non ci sto capendo. Cioè, volevo dire, è un bellissimo gioco. Ah, ti sei benvenuto su Death Stranding. Allora, come ci si sente a far ritorno nel mondo dei vivi? Una chiaveca. Non temere, io sono un medico. Un medico legale. Ciao, Kuro. Mi chiamo Deadman. Con i morti. Sei proprio non un medico. Te, ovviamente, a dispetto del mio nome, non sono mai morto davvero. Che... Io non lo farei se fossi in te. Non sono un esperto, ma ti assicuro che quelle servono solo a proteggerti. Vedi? No, loro non vedo. Sono prigioniero. Queste non sono manette. Sono dispositivi che noi portiamo per essere tutti connessi. Noi chi? Oh, noi. Già, la Bridges per l'umanità è l'unica speranza di un futuro. O di evitare l'estinzione, se preferisci. Sì, certo. Qual è la differenza? Fai come me. Stringile premendo sul polso. In questo modo. Dire che il tuo corpo ha una buona connessione con le ML. Guarda, guarda! Le M-Link ti monitoreranno 24 ore al giorno. Ovvero sia, lo faremo noi.
Siamo qui per aiutarti. Mi sembri tipo Google quando mi chiede di accettare il contratto di privacy. Accetta, ce ne occupiamo noi. Ci siamo permessi di prelevare campioni dei tuoi fluidi corporei. Tu sei un riemerso. Questo ti rende molto speciale. I tizi della smaltimento cadaveri? Central Note è stata spazzata via. Guglielmo del Toro è famoso. È carinissimo in questa edizione personaggio. Vi siete salvati solo in due. Tu, per ovvie ragioni, e il tuo bridge baby rotto. È a posto ora. È stato destinato allo smaltimento. Non funzionava più. No, cucciolo. Abbiamo perso tutti quanti. Non soltanto la smaltimento cadaveri, ma la mia equip, il QG, tutta Redford e ogni anima di Central Not City. Che cazzo dici? Ora la nostra base si trova a Capital Not City, o per meglio dire, il nuovo quartier generale. C'è esploso tutto, vuoi dirmi questo? È sembrata la scelta più logica, ma la squadra implementazione è stata decimata. E non c'è molto che possa fare in soli due giorni. Vedo le bibite Monster proprio a fare la pubblicità, ok. Per fortuna, il direttore e i suoi collaboratori erano fuori città in quel momento e la catena di comando è rimasta intatta. Mi rincresce dovertelo dire, ma ho già un lavoro per te. Ovvero soldatini di Toy Story. È del momento in cui sei riemerso? Ah, l'altro come te lo sei fatto? Una donna mi ha stretto il braccio. Ho capito. Soffri di aptofobia. Ah? Ecco perché andavi in giro da solo. Così nessuno ti toccava. Cercherò di starci attento, Sam. Allora, devi fare una consegna urgente. Cioè, sono appena rinata. Che tu già porti della morfina al presidente. Ma quale presidente? L'America è finita. Ti riferisci al sindaco di Central Note? No, non al sindaco. L'America esiste ancora, Sam. What? Il presidente ha un tumore in fase terminale. Versa in gravi condizioni. Ma c'è ancora tempo. Perché io? Senti, Sam, fai come ti ho detto e vedrai che poi ne capirai il motivo. Perché non lo fai tu? Il doppiaggio inglese, se il gioco è inglese, è sempre meglio. Come non sei qui da... È un ologramma. Ti chiedo scusa. Questo è solo un chiralgramma. Chiralgramma? What? E ora mi scendono le lacrime. È una reazione allergica alla trasmissione chirale. In realtà mi trovo nell'area di isolamento del grande edificio triangolare. Ah, ecco la morfina. Allora, la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Ma dai, anche là hanno la morfina. Di che si tratta? Dimmi la verità. La verità, Sam, è che l'ultimo presidente dell'America desidera incontrarti. Me. Hai davvero intenzione di rifiutare? Sì? I mean? Sì, ma tutto quello di strano di questo mondo c'ha a che fare con sta roba chirale, però... Sbaglio o chirale vuol dire tipo... specchio? In greco? Lo so, io ricordo che quando ho fatto chimica esistevano ste... molecole chiamate molecole chirali che erano uguali a livello di struttura a quelle molecole originali, però erano sistemate nello spazio in modo diverso. Quindi non so se può avere davvero influenza questa informazione nel gioco, però avvio scansione. Scansione ID Bridges. Controllo ID. Ok, accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridges.
posso potenziarmi in qualche modo. Ordine di consegna per Sam Porter Bridges. Portare morfina all'area di isolamento per l'immediata somministrazione alla presidente. Alla presidente, femmina? Ho sentito io male. Che cosa sto capendo di questo gioco? Che è ambientato nel futuro. È un futuro post-apocalittico, però l'apocalisse che c'è stata sembra essere tipo un'apocalisse paranormale. Cioè, il mondo dei morti si è unito a quello dei vivi. Addio stazione. Fai buon viaggio. Ma non capisco come o di preciso in che anno, quando, non lo so. Gli umani si sono rintanati in queste città, come ha detto il tizio. What? Codec. Oh sì, una mappa! Grazie! Grazie! Guillermo del Toro, grazie! Lo stavo cercando ovunque a inizio gioco. Ah. Apri il menu. Ah, sì! Ok, sono molto felice ora che ho una mappa. Possiamo andare ovunque. Qui? Ok, posso farlo. È una cagata, tra l'altro. Dicevamo, si è lodato Guillermo del Toro per la mappa. Codec, Kojima, Metal Gear. No, gli umani stanno dentro queste città. Che hanno tipo delle mura strane all'esterno. Non so in che materiale siano fatte, però suppongo che le mura servano appunto a proteggerli da queste entità paranormali. E le entità paranormali sono invisibili. Questo rumore? È il tuo amico Deadman che parla. Per assicurarti di essere sulla buona strada, controlla la bussola. C'è una bussola? Guiderà sempre senza errori, a patto che tu abbia una destinazione. Dov'è la L1 bussola? Ah ok, è una bussola molto pezzotta perché va con la visuale nord, nord-ovest, sud-est, va bene. Non so quanto spesso la userò, però grazie per l'info. Dicevamo, le entità paranormali sono invisibili, o almeno io finora non le ho mai viste ad occhio nudo, però ho intravisto tipo delle forme traslucide, semitrasparenti, e poi ovviamente quel mega gigante dell'ultima scena quando tutto è iniziato a galleggiare tipo It e i palloncini. Quello cammina sempre perché questi ti parleranno molto. Ok, perfetto. Che palla, perché stai rallentando e ti guardi intorno? C'è niente. Ah, a proposito, questa robetta. A Central non c'era solo il QG della Bridges. Lì aveva sede anche il movimento ricostruzionista. Se la presidente non avesse avuto bisogno di cure, non sarebbe mai andata via. E quindi neanche noi saremmo andati via. Deadman mi inquieta. Ma non posso tipo esplorare, non so, le case, droppare oggetti. No, non posso fare una cippa praticamente. Un attimo solo. Santa pazienza, dicevamo. Questo dovrebbe essere il posto.
Bridge. Non so se fidarmi di queste persone che lavorano alla bridge. Cioè, il nostro protagonista chiaramente stanno sul culo. Però non ho abbastanza informazioni al riguardo per capire. I vivai mostrano tutti la stessa tendenza. E non c'è possibilità di recupero? Nessuna, a quanto vedo, no. Va bene, dovremo iniziare a dare. Sam! Sono io, Deadman. In carne e ossa o ologramma? Scusa, mi ero dimenticato. Purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate. Grazie. Servirà ad attenuare il dolore. Ma ha una cicatrice in fronte tipo Frankenstein o me la sto immaginando? La prima e l'ultima donna presidente degli Stati Uniti. Te la ricordi, vero? Ti ha cresciuto lei. What? Non mi sembri vestito per l'occasione. Cambiati prima di entrare. Ci ha cresciuto la presidentessa degli Stati Uniti d'America. Cazzo dite? No. Devo imparare a capire questo grafico. Che cazzo, se mi dà dei potenziamenti o cosa? Ryushu, tu ne sai un po' troppo per i miei gusti. Area di isolamento, ufficio della presidente. Ma che cazzo è? Quello è il braccio destro della presidente, il direttore della Bridges. Dai, Hartman. Ah, tu eri nella Bridges 1. Allora non ci sarà bisogno di presentazioni. Presentalo a me, ti prego, che non so chi sia, mi sembra un cretino mascherato. Quanti sono, Sam? 10 anni? Guardaci, dei senza morte che si rivedono così. Sì, anche io. Sono lieto di rivederti. La presidente ti aspetta. La presidente mi piace troppo come suona, raga. È tua madre, Bridget. What the fuck? Non è molto in sé, ma sono sicuro che ti riconoscerà. Bridget. Non era un nome femminile, Bridget, scusami. Sono piuttosto sicura che sia un lui il nostro protagonista. Signora Presidente. Oh no. Ecco qui, Sam. Oppure il nome della madre, Bridget. E quindi ha chiamato tutta... No, perché non capisco. Aspetta, allora, fammi vedere. E perché, scusa, tu non ti ricordi che è tua madre? Cioè, ho capito che muori e rinasci, però... Sam, sapevo che saresti tornato. Tu stai bene. Oh, ciccia. Sì, lo so che Bridget. Infatti. Perché ti odiamo? Ricordami questo piccolo passaggio. Amelie. Te lo ricordi che Amelie è andata a ovest? Ci ha messo 3 anni ad arrivare. Sta cercando di ricostruire il paese. L'idea non ti ha abbandonato, eh? Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere.
Devi aiutare Amelie, ha bisogno di te. Insieme ci aiuterete a riconnetterci. Così l'America tornerà unita. Sam, se non torniamo a essere tutti uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Il paese non ci serve, non più. Invece sì, da soli non c'è futuro. No, l'America è finita. Bridget, tu sei la presidente di un cazzo di... Sam, ascoltami! Oh! Tu... Cazzo! Che schifo! Nero. Ti prego. Nero come le impronte. Lo sta toccando. Shish. Sto ad aiutarmi. No, io. Ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Signora Presidente! Oh, no. Capisco cosa le stavano dando per tenerla in vita, perché a me sembravano tipo quei fili che abbiamo visto in giro mentre esploravamo. Però non avrebbe senso, cioè, come farebbero gli umani a incanalare questi fili? E poi perché li usano per curare lei? Come fai a curare qualcosa con questi fili che teoricamente sono fili cattivi, cioè hanno a che fare con questi mostri? Tutta sta roba, sta melma nera c'ha a che fa con sti mostri. Che cazzo sta... What? Era tutto un altro ologramma. Giustamente, perché lì, quella non era la Casa Bianca, quindi era stato riprogrammato sottoterra. Ok, e questa è la foto di lui, la madre prima del tumore, suppongo, perché ha ancora i capelli e quant'altro. Forse la moglie e il figlio, perché vedo un pancione. Se si viene a sapere, la Bridges è finita. Quello che è successo non deve uscire da questa stanza, hai capito? Sì, direttore, ma c'è il problema del corpo. Senza lo smaltimento cadaveri... Per quello siamo a posto. Mi sento bustiata. Mi volete chiedere qualcosa, ragazzi? Sì, tipo di buttare il cadavere della mamma. Ho un contratto con te. Di che stai parlando? Fai parte della Bridges e lavorerai insieme a noi per ricostruire l'America. Credi di potermi assumere come voleva fare lei? Beh, ci è riuscita. Guarda cos'hai al polso. Se non è simbolico questo, dimmi che cosa lo è. Direttore, il cancro si era esteso a ogni parte del corpo. L'espianto degli organi è fuori questione e non c'è bisogno di un'autopsia. Il suo corpo deve essere cremato prima che possa andare in necrosi. Altrimenti questo posto diventerà un cratere. Cosa volete? Come dire? Prima. Ok, quindi non quando le persone muoiono... E quelli dello smaltimento con cui hai lavorato sono morti. Esatto, quelli di prima pure sono morti e si è creata quel mega... Il presidente deve essere cremato. La strada da Capital Not City all'inceneritore è stata distrutta dalla voragine. Già. E ora ci si arriva solo a piedi, attraverso i monti.
ma la densità chirale laggiù è fuori controllo. Ci saranno delle CA. Ancora queste CA. Servono dei requisiti, le DUNS, essere riemerso. Quindi io, perché? Sam, perché sei già in servizio. Mettiti al lavoro, Sam Porter Bridges. Ok, morale della fiaba, ci hanno incastrato in un contratto tipo, lo so, gestori telefonici malvagi e ci tocca andare a riciclare il corpo della mamma da qualche parte in un inceneritore oltre le montagne. Bene. Avete presente nel Signore degli Anelli quando Gandalf fa di tutto per reclutare Frodo e compagnia bella? Ecco, mi sento così. Cioè, scusami, devo trascinare la barella dietro. Ma no! Sarebbe bello adesso vederti fare il corriere Amazon. Scusi, signora, ha ordinato lei questo bel pacco di Salma. Credeva nel ricostruzionismo americano. Lei ha lavorato senza sosta per poter riunificare la nazione. Senza di lei la Bridges non esisterebbe. Meriterebbe un funerale con tutti gli onori. Ma questo ora non è possibile. No. Se lei muore, l'America muore. Ma è già morta. Senza di lei la Bridges non esisterà più. Ascolta. Ma già non esiste allora. La cremazione dovrà essere eseguita nella più totale segretezza. Possiamo anche provarci, ma dopo. Chi prenderà il suo posto? Rassegnatevi. L'America è finita. Sam, l'America non è ancora morta. Ma ha detto che morirà se Bridget muore. Appunto. Anche se lei ci ha lasciato. Una nazione come l'America merita di avere un presidente. Come, che dici? Non parliamo di questo ora. Ciò che conta è che noi porteremo a termine il lavoro di tua madre e ricostruiremo l'America secondo i suoi piani. È per questo che esiste la Bridges. Ora tocca sì, a te sì, fare il primo passo, Dave Strife. E portare il corpo della presidente all'inceneritore. Immaginavo, ma non ha comunque senso. L'umanità non sopravviverà. Cioè, appunto, lo fa per tenere in mente quest'ideale. Devo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere. Ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Cioè, alla fine lei è morta, però il suo ideale dell'America Unita. No, me la sono davvero caricata. L'inceneritore è a sud-ovest. Aiuto. Ricorda che dovrai attraversare il territorio delle CA. Che cazzo è la CA? Abbiamo costruito l'inceneritore sulle montagne per evitare che la materia chirale contaminasse la città. Non ti sarà facile portare un corpo fin lassù. Non mi piace. Sarai monitorato giorno e notte. In non mi piace affatto. In caso di problemi ti daremo supporto attraverso le MNIC. Porca miseria. Ok? Mi fa ridere, no? Cremazione, corpo della presidente, porta la salma della presidente all'inceneritore. So che non dovrei ridere, ma è più forte di me, guardalo. Ok, la mappa. Urla pure. Inceneritore, oh porca miseria. Minchia, è un bel po' di strada. Ok, anzitutto penso che devo uscire da sto posto, farmi un po' di montagne e voilà. Oddio, non è impossibile, però effettivamente è molto... molto tragitto. Non che debba ricordartelo, ma ogni minuto è cruciale quando si trasportano cadaveri da spartire. Passate 48 ore dall'arresto cardiaco, si trasformano in CA.
pronte a farci la festa. Ecco che sono le CA, sono i cadaveri delle persone che non sono stati smaltiti entro 48 ore, ok. I cadaveri tendono a farti barcollare di più di un normale carico. Sì, l'avevo notato. Simpatici. Iniziano le scampagnate. No! Ok. Stava per cadere la presidente. Che figura di merda ci avrei fatto. Mamma mia. Cioè, quindi cosa? Questo gioco... Anche quando il paese è andato in rovina e il suo popolo si è disperso, ha portato avanti la convinzione di poterlo riunificare. La gente riteneva che l'America potesse ancora risorgere, perché tutti credevano in lei. Crediamo di poter ricostruire ancora il nostro paese. L'America è viva, insieme allo spirito immortale di Bridget. Che è sta roba? Porti il cadavere, vado a mangiare e succede questo, scusate, sono... Ti sei perso due cosucce, giusto due però. È una storia relativamente lunga. Però non è un semplice cadavere, è il cadavere della presidentessa dell'America. E pesa una cifra, infatti ci abbocchiamo ogni due secondi. Che roba è? Passing medium autorizzato, ok. Puoi smettere di barcollare, per favore? Ah, grazie. Dicevamo, no, Dave, io non voglio prendere alla leggera la visione degli americani in tutta sta figura di potere e quant'altro. C'hai ragione, in effetti. Basti guardare che hanno combinato con Donald Trump. Cioè, era un pazzo del cazzo che si è messo a blaterare su quanto l'America dovesse tornare a essere forte. Ciao, ciao. Ha fatto solo danni. C'è un rumore strano. Che è quello? Addio stazione. Canzone di... Oh, non cadere. Non cadere, non cadere, miseria ladra. È necessario trasportarlo immediatamente. Puoi non cadere, puoi non cadere. Mi piace, usa torre di guardia. Le torri di guardia mi permettono di osservare l'area circostante da una posizione elevata. Scusa, a che mi serve? Non... I cadaveri, cioè scusatemi, le entità paranormali non si vedono comunque, no? Perché sono appunto invisibili, quindi... Non... Boh... Barcollo. Barcollo perché corro troppo. Ok, ma non posso proprio camminare. Cioè ci metteremo. Sì, così. Cazzo. Ci metteremo una vita di questo passo. E vabbè. Signori, è stato bello finché è durato. Passeremo altri 40 minuti di live così. A camminare nella verde natura selvaggia. Però la vita tutto sommato c'è. Cioè, lasciate stare che, ha detto il tizio, il mondo dei viventi e quello della morte si sono uniti. Però gli esseri umani ci sono. La flora c'è. E anche la fauna, perché abbiamo visto gli uccelli a inizio gioco, i cervi e altre cagate simili. Quindi, ciao Nine, tutto bene? Quindi, a vita siamo messi bene. Certo, non c'è più... la sovranità umana come i giorni nostri, quindi la nazione è frammentata. Bones. Ok. Partono da sole queste canzoni magiche e misteriose. Vabbè. Non mi disturbano.
Comunque è vero, da quando non corro più velocemente non barcolla il cadavere. No, no, non ho detto che sono brutte, sono belle, però non le gestisco io. Quindi, finché sono rilassanti e carine mi fa piacere, se partono le canzoni inquietanti, non lo so. Comunque graficamente è fatto veramente bene. Niente, che mi dite, guys, dei pareri riguardo a questo gioco? Dave Strife già ci ha giocato, quindi quando dico pareri non intendo spoiler, carissimo. C9 mi è arrivato, dopo un po' di caos è arrivato. Buttalo nel cesso, Naito, non butterò 30 euro nel cesso, ok? È il mio regalo a me per Halloween. Ah, non ci hai giocato, segui solo Sabaku, che penso sia un altro streamer, ok. Ricordate che la mia conoscenza di streamer è pari a quella di una patata. C'è qualcosa che mi chiama. È uscito per un attimo scritto sotto Sam. Che è qua? Igor. Scale. Scale. Che figata! Adoro! Figa. Allora, Nine dice che è il gioco più sopravvalutato della storia solo perché sulla copertina c'è il nome del maestro Kojima, ovviamente, penso che ti riferisci. Guarda, io ti ripeto, non l'ho mai seguito finora tramite streamer e ho veramente prestato molta attenzione a non farmi spoiler di alcun tipo. Tutto quello che so è questo trailer che mi è stato mostrato sul lavoro e mi ha colpito, cioè mi ha colpito il fatto che pur non capendoci niente mi ha comunque affascinato e ho deciso di giocarlo, quindi principalmente sto qui per quello. Però sicuramente ci sono molti giochi che comunque vanno avanti con la nomea dei grandi maestri e poi magari non sono all'altezza delle aspettative, ecco. Sto facendo la via giusta, sì? Fai vedere un po'. Non stai zitto! La mappa devi aprire, idiota. Sì, comunque, forse volendo potevo anche camminare più verso il fiume. Mai, Sammy Boy. Ah, Sabaku fa la live New Game Plus, io ci gioco, ok. Non sapevo che anche un grande streamer stesse portando questo proprio ora, anche perché sai, in genere i grandi streamer appunto ci giocano appena usciti a sti titoli perché possono permetterseli a 80 euro proprio easy. Invece io ho aspettato un pochino i saldi, ribasso di prezzo e quindi con 30 euro è stato più abbordabile, ecco. Vai a cenare? Va bene, buon appetito. Ci vediamo più tardi se ti fa piacere ripassare, se no ci aggiorniamo la prossima volta. Penso che sta live esce un pochino più lunga perché, come ho già detto già all'inizio, ma non c'eravate quindi lo ripeto, è un titolo che gioco per la prima volta, a differenza magari di Until Dawn o di Genshin Impact, che invece è proprio un MMORPG, quindi non ci vuole più conoscenza di tanto. Quindi me la voglio godere. Lo gioco sicuramente anche per far divertire voi, però voglio divertirmi anche io.
È un gioco molto soggettivo. Immagino, cioè, conosco persone che tipo avrebbero rinunciato un bel po' di tempo prima. Forse non dovrei fare questa strada, sapete? Mi sembra un po' rischiosa. Odrak è la scansione topografica. Premi R1 per la scansione topografica. Analizza l'area circostante. Pericolosità crescente. Ah, è quella la via che dovevo fare. Porca miseria, perché mi sono incespicata su queste montagne del cazzo? Aspetta, aspetta, aspetta. Ora risolviamo. Arrivo! Ok, ci sono. Sono ancora viva, il cadavere c'è. Non so come ho fatto. Continua a scendere. Scendi, scendi, scendi. No, 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 no. Curva a destra! Come sono brava, come sono brava. Mamma mia, che bestia. Continuo a leggere la vostra chat, scusate. Devo avere un attimino l'occhio sia qui per non far cadere il tizio e il cadavere, sia sulla chat per comunicare, quindi abbiate pietà. È divertente, eh. Oh, stavo buggando nella roccia. Guarda. Noioso non è questo gioco per me, cioè al momento l'unica parte un po' strana, diciamo così, è appunto dover... Oh, piano, piano, calma. Per poco, bravo. È che non si spara, l'unica azione è quella di camminare barcollando senza cadere. Ecco, barcollare senza mollare. È tipo un venerdì sera, però nelle lande disperse di un mondo post-apocalittico e col cadavere della presidentessa degli Stati Uniti, nonché tua madre sulla schiena. Usa lo scanner per individuare più facilmente corde e altri oggetti. Eccolo là. Meno male che Igor mette in giro queste scalette. Metto anche un bel mi piace. Grazie per l'aiuto. Sì, però devi salire, bro. No, dico. Testata alla roccia, sì. Ci ho dato una capocciata, boom. Ma non è la prima volta, guarda che ho fatto già una bella caduta per colpa delle rocce all'inizio gioco. Ok. Ma si può cadere da una scala? Oh, Questo è per te. c'ho il dubbio. Oh, piano. Mo' c'ho il dubbio. Perché c'è un filo? È la corda. Penso sia una corda, sì. Ok, non cadere. Ferra corda. Ma cavolo, si afferra. Metti mi piace alla corda. Cioè, posso davvero mettere mi piace a tutto in questo mondo. Lasci. Non cadere. Bene. Dove cazzo devo andare ora? Lì. Eccolo là. Siamo arrivati. Quindi è questo il posto, eh? Penso di sì, Sam. Penso di sì perché inceneritore. Esatto. A ovest di Capital Not City. Da quanto ho capito, questi esseri umani del futuro, calla, non vogliono smaltire i cadaveri nella città perché questi cadaveri rilasciano chirale, chiralium, tipo, una sostanza, insomma, che ha a che fare col mondo paranormale, però non so in che modo, so solo che alcuni esseri umani ci sono allergici, tipo Sam, il nostro protagonista.
inizia a lacrimare e si arrossa la pelle. Sposta il peso. E questo Chiralium deve anche avere qualche altra sorta di influenza, perché noto che qua attorno vola tutto. Oddio. Salva i progressi, salva con le manette. Fai vedere. Che cazzo si salva, Dio cangurello. Ok, sistema. Salva. Ok. Anche se io odio le schermate di salvataggio, non perché non mi piaccia fare uno stupido salvataggio, ma perché quando il sistema ti chiede di salvare, oppure parte il salvataggio automatico, fateci caso, è sempre, ma dico sempre, prima di una boss fight o qualche tipo di pericolo dove potrete, anzi, molto sicuramente morirete. Quindi spero che non sia questo il caso. Cioè, sto qua per consegnare un cadavere, non per diventarlo io stessa, abbiate pazienza. Ok, ve lo lascio qui fuori a scappo, tipo dolcetto scherzetto, sai, in tema Halloween. O che vogliamo fare? No, devo proprio entrare nel ventre della montagna, in the hall of the mountain king. Attiva il terminale. Cremazione. Inserisci un cadavere nell'inceneritore. Ordine top secret della presidentessa. Si può cremare. Dispiace, però ci tocca. Quello è il fiocchetto, cioè il fiocchetto alla bandana che aveva in testa. Oh. Un ultimo addio. Questo è il gioco che ti danno per il colloquio su Amazon, vedono se sei bravo a portare i pacchi. È un test. Una specie di job interview, però fatta in modo più attivo. Ma la polvere non brilla così tanto, giusto? Scappa! Scappa, c'è l'arcobaleno! Run! La densità chirale nella zona è in rapido aumento. Si prevede cronopioggia intensa, devi tornare subito qui! Come faccio? C'è un'immensa via da... Sam, brucia l'altro carico prima di andare. Qual è l'altro carico? Ma non è la morfina, là, la medicina? Che cos'è? È BB-28. È l'unità che era stata assegnata a Igor. Era collegato a te quando ti abbiamo trovato nel cratere. No. E perché è qui? Ne è stato disposto lo smaltimento. Central Note è andata col nostro quartier generale. Perché quel coso non ha fatto il suo lavoro. È tutto nel registro di Igor. Ma è ancora vivo. Non può essere riparato. E non può sopravvivere fuori dalla capsula. Lo so che ti fa pena, ma ormai la decisione è presa. Deve essere eliminato. No, ti prego. Mi dispiace troppo. Non... È un bambino. E anche se fosse... non lo so, è un bambino in salamoia. Già così è triste di suo, ma è un bambino. È un feto. Allora, senti, non usciamocene con le questioni etiche di Strife, per favore. Anzi, tu stavi mangiando, ecco, ma... Che schifo, un'altra entità. Ah.
sono quelle macchie tipo sangue? No, non è colpa del blackout, è che se parlo mi mangia la bestia. Condizioni da schifo. Sono circondato. Ecco. Sarà per via dei cadaveri che non siamo riusciti a portare agli inceneritori. Sei nel loro territorio, purtroppo. Vuoi aspettare che spiova? No, si avvicinano alla mia posizione. Devo filarmela prima che si accorgano di me. Sam, se uno di quei cosi ti mangia, comparirà una voragine. No. Tu sopravviverai, certo, ma la zona circostante rimarrà un cratere. Se questo posto diventa un cratere, non potrò più smaltire. Che è sta roba? Di nuovo Hannibal Lecter. Accenditi, stronzetto. Forse è vero che sei difettoso. Questo affare è tipo un rilevatore. Un rilevatore di fantasmi, dai, non mi viene il nome. Di CA, ecco. Porca miseria, quante ce ne sono? 2, 3, 4. Vabbè, buonanotte. Rileva le cazzate. Ah, ecco, quindi si illumina ogni volta che ne dico una, perciò sta sempre acceso. Ok, questo si spiega tutto così. Domanda. Come faccio a... Occhi aperti e muoviti piano. Piano piano. Già. Porca puttana. Devo andare. Sono proprio assai. Tu? Sì, me la sto facendo sotto, bro. Trattieni il respiro. Caputtana, quante ce ne stanno? Vabbè. Ce l'ho praticamente qua vicino. Di guaio. Ma davvero devo farmi tutta la missione così? Tutta? Non ci voglio credere. Beh, calma e pazienza, devo dire. Cioè, veramente io boh. Molto divertente, vero? Sì.
Ma l'erba è tipo... tipo Horizon Zero Dawn, cioè... tipo... oh cazzo, 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 ma... è un mega trappolozzo di CA questo! Ah. Ehi... una parola... e mo te voglio... Stefano... oh, trattieni il respiro, trattieni... tu? Non hai visto niente. Tu non hai visto niente. Corri. Ma io questa strada prima pure l'ho fatta a piedi e non c'erano tutti sti figli di puttana, perché? Cioè, è possibile che si sono attivati ora che ho bruciato il cadavere della mamma, della presidentessa, di come la vogliamo chiamare? Che poi aspetta, scusami, non è uscito il cratere quando è morta la presidentessa, quindi... c'è tipo... un modo per far... devi calarti, bro, ok? Oh, 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 cazzo. No, comunque per di qua non ne vedo più, eh. Fuggi. Nemici e scariche di adrenalina. Quando ti imbatti nei nemici avrai una scarica di adrenalina che ti farà recuperare rapidamente il vigore. Tuttavia, quando la situazione torna, il vigore sarà un brusco calo. Assicurati di usare la borraccia per recuperarlo. Non ho una borraccia! Corre, 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 corre. Seleziona borraccia. Dov'è la borraccia? Cacciami la borraccia. Ora. Che cazzo sta? Ecco. Bevi Monster Energy. Cosa? Ok, I mean. Bevanda energetica che ripristina il vigore. Tecno una pioggia o altra acqua che entra in contatto con la braccia viene assorbita, filtrata e mescolata con le particelle energetiche che ci sono contenute. La borraccia è inoltre trattata con una tecnologia antigelo. Boh, bevi. Tanto dovrei poterla recuperare qui nell'acqua, giusto? Stando a quello che mi hanno detto prima. Ok. Bel sospiro di sollievo. Ce l'abbiamo fatta a superare la prima zona. Fottiamocene della scala. No, se usavo la scala non potevo riempire l'acqua, capì? Per questo non l'ho fatto. Era tutto strategicamente pianificato, mio caro. Mi fa piacere di essere viva dopo il primo contatto diretto con le CIA, ecco, perché quello di prima nel prologo era un video alla fin fine, cioè non ho dovuto far niente, invece qui c'era proprio la parte di stealth. Ma non era un vero e proprio stealth, cioè... magari sono io che me la sono giocata male, però abbiate pietà, era la prima volta. La prima volta non va sempre bene, anzi, il più delle volte va malissimo a tutti, quindi... torniamo alla nostra città, che poi si chiama Not City, città nudo. Che nome di merda. Dobbiamo riferire che il cadavere è cremato,
che siamo ancora vivi, che l'intero inceneritore non è diventato una grandissima voragine a causa nostra. E anche che dobbiamo mettere mi piace a chi ha fatto questa playlist, perché è carina in effetti. Dave Strife, hai visto la zona stealth? Che ne pensi? Come siamo andati? Poteva andarci peggio o meglio? Dimmi tu, tu che hai seguito il grande Sabakucit. Anche noi abbiamo dei fili, però. Noi nella città umana. Cioè, di là stavano i fili neri. E qua stanno i fili tipo blu. Però non so che cosa indichino. Nel dubbio esplodi. Non ho potuto sentire, però mi hai chiamato. Cosa? What? Ma non è che questi fili sono tipo tecnologia umana che sfrutta la stessa roba che hanno quei... Li chiamo mostri perché non so che altro termine utilizzare. Capital Not City. Avvio stazione. Scansione e controllo. Ok. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Britt. No, no, ho nominato il tuo nome parlando del fatto dello stealth. Se avevi dei consigli al riguardo, visto che ne sai più di me. Oddio, un'altra chiamata. Ritorna al centro logistico. Vedi. Va bene. Torno. Vado, vengo, corro. Anzi, saltello. Un altro arcobaleno, basta. Ah, ok. Miracolo che siate riusciti a tornare. Lo so. Se qualcuno dotato di Dooms si collega a un BB, sentimenti e ricordi provocano un feedback come quello acustico. Paure e stress vengono amplificati. E così si rischia di finire in un posto da cui non si può più fare ritorno. Mi dispiace, ma quel BB è stato usato oltre ogni limite. Smaltirlo è l'unica opzione. Io non ci torno all'inceneritore, mo sta qua, punto e basta. E vai nell'ufficio della presidente. Dobbiamo parlare. Ah, ci sarà anche un'azione più complicata della singola cosa stealth. Grazie per darmi queste vibes di ottimismo, di incoraggiamento e di voglia di vivere in generale. Ciccio, ciao. Gli diamo un nome. Ancora. Perché hai un volto insanguinato, Hannibal? Stiamo guardando i ricordi del bambino. Perché c'è una pollicina a forma di cuore, what? Oh, guarda che carino! Ce lo teniamo, dai, sì, ti prego. Sì. È omo. Ok, il BB entra ufficialmente a far parte della squadra. Lo chiameremo. Avete dei suggerimenti? Perché altrimenti il nome standard è Gennarino, quindi... Risultati, ordine numero 3 top secret. Cremazione, corpo della presidente. B. Come B? Fanculo. Pensavo di essere andata bene. Fuck.
Sam, te l'avevo detto che le Dooms e i BB erano una combinazione pericolosa. Ah, forse è necessaria una doccia. Sei ancora coperto di chiralium. Non voglio che la Presidente ti veda così. La Presidente è morta. Sei arrabbiato. È per via di BB-28? Va a farti fottere, non sono il tuo fattorino. No. Beh, ad ogni modo direi che il BB ti deve la vita. No, siamo noi che gliela dobbiamo, te incluso. Come vuoi, me ne prenderò cura io. BB-28. Porgi i miei saluti alla Presidente. Cheat padre asiatico, sì, mi sono rimasta male, pensavo di aver fatto un buon lavoro, ma per il gioco chiaramente non era abbastanza la mia performance. Ma la Presidentessa è morta, che intendi dire con vai a parlare dalla Presidentessa? Cioè che caspita sta succedendo? Ci ho capito una sega. Ci ho capito veramente una sega. Tieni, è una chiappa sua. Portalo quando dormi e io terrò lontani gli incubi. Oh. Io sarò sempre accanto a te. Un acchiappasogni un po' abusivo. Episodio 2, Amélie. Aspetta, basta. Sono 2 ore di live. Io devo un attimino riprendermi psicologicamente, quindi tempo di salvare. Iniziamo a salutarci, magari. Però l'acchiappasogno che ci ha dato la signora ce lo siamo tenuti, eh. Sono curiosa, però non posso, non ce la fo. Ti alzi, tesoro. Ispeziona modellini. Come? Ok, sono modellini di Toy Story. Cosa c'è da vedere? Ah, non posso muovermi liberamente nella stanza, è soltanto un menu dove con R scegli, vabbè. Non posso nemmeno salvare però, shit. Usa il lavandino. Scatta foto. È bellissima, la adoro. Come si fa a salvarla? Mi piace. No, era più bella la foto di prima. Questa è la faccia della disperazione, invece. Fa qualche altra faccia carina o posso andare a fare una doccia in pace? Ok. Via, via. Ah, ok, c'è la pausa, va bene così allora. Zoom sui piedi e vedi che succede. Come zoom sui piedi, scusami. Tra l'altro, Jack Ryden, infamissimo, io sto qua per colpa tua, ci tengo a dirtelo. Zoom sui piedi. Ok. C'è altro che io devo sapere? Ciao, oddio tumorato! Non ci vediamo da un po'. Come stanno arrivando tutti quanti online ora? Santa miseria, ci ho fatto 2 ore di live dove siamo tipo in 3. Mamma mia, come siamo sexy.
Siamo così belli che tra poco lo specchio si scassa. Fuggi, fuggi, fuggi. Dopo ci danno la colpa. Ti fai questa santissima doccia, per favore? Sei insifato, zuzzuso, lurido, lezzo. Cioè, abbiamo letteralmente le manate addosso. Quindi, per favore. Schermo della privacy, dannazione. Esiste più la privacy adesso? No, tranne quando fai la doccia o vai al bagno, ovviamente. Certo, ero sotto la doccia, idiota. Perché? Immagino che ti stia dando una ripulita. Bravo, vieni nell'ufficio della presidente appena hai finito. Ti sta aspettando. Che palle, ho capito che devo andare all'ufficio della presidente, però ti ho detto che sono 2 ore di live e questo è il cazzo di capitolo 3, non ho il tempo materiale per fare questa cosa. Cioè, mi incollerei qui fino a mezzanotte, non posso fare 6 ore di live, non posso. In che senso dovevo fare un'azione? Ma comunque stavano 2 tasti, c'era zoom e scattafoto. Ottimo lavoro, Sam. Grazie. Bridget non è più tra noi ormai, ma... la sua visione può continuare a vivere. Sam, ascoltami. L'America, il ricostruzionismo, il suo sogno non è morto. Non ne voglio sapere. Ecco il volto della nuova speranza, della nuova America. What the fuck? Ma è la signora sulla spiaggia che ci ha dato la chiappa sogni, la... tipo fu compra. Mia madre non c'è più, ma io sono qui. Come mia? Sei qui anche. È tu. Nostra sorella, quindi. Sono non ci somigliamo manco un po'. Giusto? E in tutto questo tempo lei non è invecchiata di un giorno. Appunto. Perché il mio corpo è sulla spiaggia. Non mi ha concesso di invecchiare. Ma a te sì, Sam. Ti trovo bene. Allora fai sul serio. Vuoi ricollegare tutti quanti? Tutto quanto? Qualcuno deve succedere a Bridget, Sam. Ma soprattutto, qualcuno deve portare avanti la sua visione per ricostruire il nostro paese. Samantha America Strand, la nostra nuova presidente. Un nuovo inizio per il popolo, per la nazione. Con non la so. Leadership di Amelie, ricostituiremo le UCA, le città unite d'America. È così che ricostruiremo il nostro paese. Ma per farlo abbiamo bisogno di te, Sam. No, me ne taglio fuori. Ho detto addio a tutti quanti quando l'ho detto a Bridget. Non ti abbiamo mai dimenticato, Sam. Tu sei andato via. Tu hai tagliato tutti i ponti. Amelie ha messo insieme una spedizione con il meglio della Bridges 1. Ed è andata a ovest. Guidati oltre i crateri e i territori delle Cira. Li ho tenuti al sicuro mentre cercavano i sopravvissuti. Non le è mai sfuggita una CIA. Le scorgeva da lontano. Minchia. Superpotere proprio. Abbiamo convinto una comunità dopo l'altra a unirsi alle UCA, lasciando dei nostri incaricati ad aiutarli. Ci abbiamo messo ben 3 anni, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare a Edge Not City. Siete arrivati al Pacifico? Accidenti. Sì, ma poi tutto è andato a puttane. La squadra fu eliminata e Amelie fu catturata. Ok. Catturata. Ma non era sulla spiaggia, scusami. Non mi tengono prigioniera in una cella. Niente del genere.
Posso utilizzare le loro strutture e parlare con te quando lo desidero, ma non lasciare la città. Tutto questo per garantire l'indipendenza di Edge Not City. Almeno questo è quanto dicono i rapitori. Vogliono che le Uka li lasciino in pace. Amelie è la loro garanzia che noi continueremo a farlo. Chi sono questi stronzi? Gli Homo Demens. Un gruppo di abitanti. Comandano Edge Not City. I dementi. Terroristi che uccidono la gente lasciandosi alle spalle solo crateri. Esatto. Niente è impossibile per loro. Neanche provocare voragini. Homo Demens. L'attentatore suicida che ha distrutto Central Knot era uno di loro. Può darsi. Estremisti come i Demens sono ovunque. Tramano nell'ombra. Non riesco a leggere sono quel nome. Sono individualisti per natura. Nessuna organizzazione ispira questi gruppi. Li accomuna solo l'ideologia. So che non tutti condividono. Gangale Online, è lui. Se noi americani non torniamo a essere uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Ho portato il messaggio di mia madre alla gente di ogni parte del paese. Però non tutti erano disposti ad accettarlo. Molte persone preferiscono rimanere isolate, stare per conto loro, vivere da sole. Come te, Sam. Credono che l'America possa solo essere ricostruita con la forza, da uomini che gli dicono che cosa fare, che li privano della libertà e li mettono in catene. Praticamente un totalitarismo. Non siete migliori dei Demens. Siete solo un'altra setta. Quelle non sono catene, Sam, ma simboli dei nostri legami. Però sono letteralmente catene. Scusami un attimo, Amelie. Ma tornare insieme per formare nodi chirali e nuovi legami. Sam, vogliamo che tu vada a Ovest per finire ciò che Amelie ha iniziato. Quelli ovvero una cazzata. Posto hanno attivato i terminali della rete chirale. Ma questi terminali sono ancora isolati. A noi serve che tu li metta in rete. E per questo ti serve un qubit. Ma che caspita questo è sto qubit? Contiene tutti i protocolli operativi e di sicurezza per integrare i terminali nella rete chirale. Portalo con te a Ovest, Sam, e ricollega la gente della nostra grande nazione. E quando arrivi a Edge Not City, trova Amelie e riportala a casa. Wow, questa è la trama principale. Dopodiché, quindi assumerò la presidenza per continuare il lavoro di mia madre e salvare il paese. Questo era il suo ultimo desiderio ed è questo che serve per progredire. Iron No Man, abbiamo bisogno di te. So solo che quella collanina sta letteralmente volando. Non più Strand, e poi non sono neanche parte in causa ed è tutta colpa vostra. Non voglio avere a che fare con te o con chiunque altro, mai più. Aspetta. È solo la punta dell'iceberg, cazzo. Togliti di torno, Amelie, sei un ologramma. È come se non esistessi, come è sempre stato. Sam! Oh. Sam! I smell saltiness. È rimasta male, guardate che faccino triste. Aspetta. Fermati. Ascoltami. L'America ha bisogno di te, di tutti e due. Coprire il mondo di cavi non ha messo fine a guerre e sofferenze. Non stupitevi quando tutto si sgretolerà se ci riproverete. Gira e rigira è lo stesso. Connettere, riconnettere, non è così semplice. Va bene, Sam. Adesso calmati, ho capito. Non devi per forza decidere ora. Perché non vai a riposarti? È la tipica frase. Tutti dobbiamo riposare. Ciao Guglielmo del Toro. Magari finiamo per riconnetterci con l'aldilà. L'intervento di manutenzione è terminato. Per la messa a punto sono serviti degli aggiustamenti. Adesso lo puoi usare. Che tipo di aggiustamenti, scusami? Vabbè, comunque ciao Gennarino. Se BB sembrano un'ottima combinazione. Oh. Da che carino. Fa pure le faccine. Magari tra voi due potrebbe esserci una particolare affinità. A scherzi, diventeremo i BFF qui dentro. Ok, il bambino me gustas. Cioè, non lo so, mi sta simpatico a pelle così, di punto in bianco. Però devo ancora ben comprendere perché
senza la moglie innanzitutto, e perché lui lo chiamava malfunzionante all'inizio, e perché c'ha questi flashback che mostrano Hannibal Lecter insanguinato, che si definisce suo padre. Cioè, che cazzo sta succedendo, boh? Però per il resto è bello. Se bello si può definire il caos più totale che mi brucia i neuroni, è bello. Questa è la fantomatica spiaggia. Che poi questa spiaggia non è un luogo reale, cioè un tipo un luogo metafisico dove il nostro personaggio va quando crepa, se ho ben capito. Sam. Il diavolo veste Prada, vai. Stesse scarpe, stesso tailleur. Ascolta, tu sei Sam Strand. Non è vero. Non più. Mi chiamo Sam Porter Bridges. Ma è così importante se È fa una parola cognome strana, Bridge Strand. o Strand? Strand può indicare un filo, un legame. Mentre stranding significa spiaggiarsi a riva. Ed essere stranded significa non poter tornare a casa. E ora io sono bloccata, Sam. Qui, sulla costa del Pacifico. Wow, molto deep. A migliaia di miglia di distanza, il nostro legame resiste ancora. Resiste ancora, però la catenina te la stai fottendo, grandissima ciccia. Meta Tu sei name drop. libera, ma noi siamo ancora connessi. Non dirmi che non è così. Ma chi ti sape? L'unica connessione che accetto è il bambino Gennarino. Non ti conosco, non capisco perché non invecchi, non capisco perché lui ti schifa. Perché non c'eri quando la mamma è morta? Che cazzo vuoi da me? Una troia peripatetica. Non lo so se peripatetica si può applicare ora perché è un pochino bloccato. Ah, che sfondo! Bellissimo. Minchia, se fai sti sogni HD, i miei complimenti. Eppure le manette non mi piacciono. Mass Effect vibes, verissimo, quanto mi manca quel gioco. Peccato che ho. Sam, parla da Yarma. Hai dormito come un ghiro, eri proprio sfinito. La stanza privata è dotata di ogni comfort, doccia, gabinetto, eccetera. Entraci quando devi riposare, controllare l'attrezzatura o rivedere le informazioni. Va bene. Dei dubbi, chiedi pure al nostro staff. Ma prima di chiedere, perché non dai un'occhiata da solo? Grazie per la Scopri come lavora disponibilità, Bridges. Guglielmo. Scolati una monster sulla destra di Sam. Posso farlo? Ispeziona tavolo. Bevi. Spero di non pentirmene, non penso che il personaggio possa morire per una monster. Fu così, cratere. No, 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 scherzo, vero? Ok, la monster ci ha dato un po' di vigore in più, 10%.
incrementabile fino al 25%. E vai, un'altra monster. Che poi dici bene a dire scolati, perché se la sta praticamente tracannando. Non è che fa il sorso diretto. Ok. Posso bere ancora? Ah sì. Non sto qua a finire tutte le monster. E non scherzo. Dovrei fermarmi. Mi dite se posso fermarmi, perché inizio a pensare che tra poco gli scoppia la vescica. 500 ml di Monster in un colpo solo non è da tutti. Ma lui non teme nulla ormai. Nah, continua Naito. Dopo farà tanta pipì che verrà analizzata. Attacco di cuore, fine game, finale alternativo. Finale al capitolo 3, bello, mi piace. Diretto, conclusivo. E fu così che Sam non riuscì mai a ripristinare i nodi delle città unite d'America e sua sorella rimase a marcire sulla spiaggia. Che è sta roba? Indossa occhiali da sola. Ma sì, perché no? Voglio dire, guarda che sole che c'è nella mia stanza, è proprio fastidioso. Mi stanno anche bene. Non posso toglierli. Ok. Controlla BB. Il BB! Alzati! Vai dal BB! BB! Sam, parla Deadman. Stai zitto! Ho calibrato il BB in base ai dati fisiologici che ho raccolto da te prima. Ma è solo approssimativo. Quando l'avrai provato, potremo controllare la vostra sincronizzazione e regolare la sensibilità del BP. In linea teorica ho capito quello che hai detto, ma in linea pratica gioco da 2 ore e non ci ho capito un cazzo fra. Ok. Questo scomparto eliminerà la materia virale dalla tua tuta. A proposito di tute, blu per i corrieri, rosso per i sanitari, arancione per lo smaltimento di cadaveri e nero per la vigilanza. Ok, quindi la mia tuta è questa qua, blu. Ehi là, ci conosciamo? Dirigo le operazioni di consegna, la manutenzione e le riparazioni. È bello averti con noi. Va bene. Mamma, in caso non lo sapessi. Quelli lì sono fili. Non si usano solo per gli imballaggi, ma anche per l'identificazione. Guarda da vicino e capirai. Vedi quel rosso? È il tuo sangue. Che cazzo dici, il mio sangue? What? Che cosa creepy? Perché c'è il sangue? Non lo voglio sapere, probabilmente. Ok, qui che posso fare? Bagno, doccia. Usa il bagno in piedi o da seduto? Stai chiedendo a una ragazza lo sfizio secondo te quale, scusami. Sam, parla Hartman, un ricercatore che tenta di svelare i segreti delle spiagge e del Death Stranding, oltre a quelli degli emersi e delle Dooms. Quando fai i tuoi bisogni, il tuo corpo espelle una certa quantità di materia chirale. La materia chirale può danneggiare la secrezione ormonale e il sistema nervoso. Esiste una correlazione tra l'esposizione al chiralium e la comparsa di fobie, nonché, nei casi peggiori, di impulsi violenti e suicidi. Si pensa che la contaminazione da chiralium sia la causa della comparsa delle Dooms. Fammi prelevare un campione delle tue escrezioni per i miei studi. Servono a monitorare in modo non invasivo la tua esposizione al chiralium e il tuo stato di salute. Ok, quindi cosa vuoi, che faccia la cacata in quel cesso? Non ho ben capito. Mi stai dicendo che devo fare cacca e pipì in modo regolare, se no impazzisco e mi vengono le fobie? Ma stai bene. Mamma mia, io sciocco basita.
Sciocco basita davvero. Perché fai quella faccia, Jack Raiden? Sei sciocco basito come me o cosa? Ok, una doccia e poi penso che possiamo andare. Aspetta, non andiamo da nessuna parte. Io devo staccare la dannatissima live. Lo dico, ma sono passati 20 minuti, miseria ladra. Ma i segni rossi che abbiamo addosso, non possiamo... Non lo so, strusciare un po' di sapone, fanculo, e toglierli. Mi irrita. Ti sta piacendo allora? No, non mi sta piacendo. Lo sto adorando. Ok, doccia fatta. Il lavandino è più nella vita. Il BB non mi ci fa cazzeggiare col BB. Ispezionarmi. Ma io non ho armi. Sono altre tute, ma non le mie tute. What? Vabbè, penso che non ci sia più niente da fare, a parte schifo, però quella è un'altra storia. Guys, salutiamoci, che sono 2 ore e mezza di live. Vi ringrazio per la compagnia, chi si è unito prima, chi si è unito dopo, chi ci ha abbandonato prima e chi è ancora qui. Ci vediamo domani mattina se i server DPS rispondono, perché vi ho già spiegato che stanno avendo difficoltà con l'affluenza Covid, con l'episodio di Genshin Impact. E invece domani sera, direi 9, 9 e mezza, però se lo faccio a quell'ora finiamo sicuramente a mezzanotte, quindi provo ad anticiparmi come oggi, diciamo verso le 7, e proseguiamo con Death Stranding. Sarà molto dura resistere, però spero di farcela. Ciao guys, buona serata, grazie per la compagnia.